La Fiera dell'Agricoltura di Foggia è una preziosa vetrina per le imprese pugliesi, ma anche un luogo di socializzazione e di condivisione dove gli enti e gli stakeholder possono incontrare il comparto produttivo agricolo del territorio. Un'importante esperienza vissuta dal 28 aprile al 1 maggio, conclusasi con un bilancio più che positivo per le aspettative dell'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia, secondo cui fondamentale ora continuare con l'attività di rilancio di un appuntamento storico di settore. C'è una bella offerta, non ci autocelebriamo, perché comunque molto del lavoro c'è da fare. Sappiamo che però grazie alla Regione questo evento sta diventando nuovamente centrale a livello regionale. A fianco e attorno a questo evento bisogna costruire adesso l'opportunità del rilancio della fiera. Ho chiesto ai soci, insieme all'assessore piemontese, comune, provincia, camera di commercio, di fare il massimo sforzo possibile per individuare anche quelle che sono le destinazioni da dover assegnare a questo luogo. Questo sforzo richiede, diciamo, capacità progettuale e manageriale. Mi pare che ci sia già un buon impegno in tal senso, sono fiducioso che il connubio tra buoni eventi e buone idee possa portare quantomeno a una stabilizzazione di una situazione che oggi è ancora vista un po' come una cosa non del tutto risolta. Ampio il calendario di appuntamenti che ha previsto tavole rotonde, convegni e workshop durante i quali affrontati i temi di stretta attualità partendo dall'alternanza scuola-lavoro, opportunità per la rete degli istituti agrari pugliesi. Tra gli intervenuti Marco Acerbi della Federuna Coma, che ha relazionato in merito alle attività del MECA AgriJobs e adotta una scuola. In quest'area, fra l'altro, in collaborazione con un'IMA e con un'ACMA, Federuna Coma organizza dei corsi di orientamento per i giovani delle scuole degli ultimi due anni, delle scuole professionali degli ultimi due anni, per l'orientamento al lavoro. E qui c'è una sala che appunto si chiama questo progetto MECA AgriJobs, dove facciamo dei corsi per dare delle indicazioni ai ragazzi appunto che tra poco entreranno nel mondo del lavoro. Affrontate inoltre quelle che sono considerate vere e proprie emergenze, quali il dissesto idrogeologico in Puglia, con particolare attenzione alla situazione della Capitanata. Il dissesto idrogeologico riguarda molti aspetti, dai fondi disponibili dal commissario per l'emergenza ai comuni del subappennino del Gargano, che hanno un po' illustrato le difficoltà che hanno ad andare avanti ad affrontare questi problemi, che spesso scontano la scarsità di risorse per fronteggiarli. Ovviamente la giornata è servita anche a fare il punto con i geologi, gli agronomi, su quelli che sono gli strumenti di prevenzione del dissesto idrogeologico, quindi anche con le norme anche di semplificazione che la Regione sta mettendo in campo per meglio spendere i fondi comunitari sia del PSR sia appunto, come dicevo, del ripristino idrogeologico. Anche nell'edizione 2017 della Fiera Agricola di Foggia non potevano mancare le mascherie didattiche, laboratori dedicati ai più piccoli, un contatto diretto per loro con la natura e tutto ciò che da essa è generato. Anche quest'anno alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura a Foggia sono presenti, come negli anni passati, le masserie didattiche Uno Spaccato di Puglia. Sono presenti ovviamente con i loro percorsi didattici, laboratoriali e con i percorsi degustativi. Si alternano ogni giorno masserie didattiche diverse, facendo dei percorsi didattici diversi, coinvolgendo sia le scolaresche che i visitatori. Percorsi che riguardano l'impasto di farina da grano saraceno, per esempio, per fare biscotti piuttosto che focacce, oppure il percorso del miele, e quindi, come sempre, danno il meglio e rappresentano Uno Spaccato di Puglia, una masseria nell'ambito di queste mura. Tra gli appuntamenti clou poi il Gala dei Contadini organizzato dal Lab Rurale WhatsApp. Il Galà dei Contadini è un'occasione per far incontrare contadini e chi invece il cibo lo trasforma. È una serata speciale, è stata una serata speciale dove abbiamo visto veramente connettersi mondi diversi ma con uno stesso obiettivo. Questo è potuto accadere grazie alla Regione Puglia e all'Ente Fiera di Foggia, che ci hanno concesso uno spazio da poter adibire a casa, balle di paglia, luci e musica per far sentire ogni ospite a casa e per far sì che al meglio le persone potessero connettersi e incontrarsi tra di loro.